Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli, carissime sorelle, siamo tutti emozionati di celebrare qui, assieme al corpo del Santo Padre Pio. Salutiamo a tutti i pellegrini che sono venuti da altre parti e anche quelli che ci accompagnano attraverso i mezzi di comunicazione. Vogliamo unirci in un solo cuore per vivere questo mistero della fede tal qual lo viveva il Padre Pio. Voglio porre Bach sotto la sua protezione il servizio che facciamo in Curia Generale, tutte le missioni dei Cappuccini in tutto il mondo, il Ministro Generale col suo vicario che è in Argentina oggi, e anche tutte le nostre sfide. Vogliamo mettere nel cuore di Padre Pio il sacerdozio di Jesús Javier nei suoi 2 mesi di ordinazione. E per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme, e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vivi e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Giona. In quei giorni fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Nineve, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Nineve secondo la parola del Signore. Nineve era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammina e predicava: ancora 40 giorni e Nineve sarà distrutta. I cittadini di Nineve credettero a Dio e banderono un digiuno. Visterono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Nineve, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu proclamato a Nineve questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua.
Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuna si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravvedda, riponga il suo ardente sdegno, e noi non abbiamo a perire. Dio vede le loro opere, che ciò se erano convertite dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvede riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Si considere le colpe, Signore, chi ti può resistere? Si considere le colpe, Signore, chi ti può resistere? Da profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Si consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Se considera le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Si consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Israele, attendi il Signore, perché con il Signore è la misericordia. È grande, è con Lui la redenzione. Egli redimirà Israele da tutte le sue colpe. Si consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Alleluia.
La parola di Dio in questo giorno ti pone davanti una situazione a volte forte per noi. Certamente possiamo trovare tanti spunti per fare la nostra meditazione, ma io vorrei sottolineare un piccolo spunto. Marta è pronta a voler correggere la sua sorella. Richiama il Signore perché dica qualcosa a lei. Ma il Signore dice, no, non è lei che è equivocata, sei tu. Cosa ha fatto Marta dopo di questo? Cosa ha fatto Marta dopo essere stata corretta da Gesù? Non sappiamo. Non sappiamo se si è fermata anche lei ad ascoltare il Signore o se ha continuato con l'affare che c'era. Ma la prima lettura ti suggerisce come deve essere il nostro attuare quando qualcuno ti corregge. Giona è andato a Ninive, ha cominciato a predicare, a dire questa città sarà distrutta, siete nei peccati. E cosa è successo? Tutti hanno accolto quello che ha detto Giona. Dal re a tutte le persone hanno deciso di cambiare vita. Ma fratelli, sorelle, questo non è facile. Quando qualcuno ti corregge, tante volte noi ci chiudiamo, tante volte noi non vogliamo ascoltare, tante volte è quello che ferisce il nostro orgoglio e non vogliamo accettare che altre persone mi possa dire qualcosa che io devo cambiare. Tante volte noi non cambiamo perché siamo superbi, perché non vogliamo accettare che qualcuno mi possa dire qualcosa della mia vita. Ninive, il popolo di Ninive, dal re fino al più piccolo, ti insegnano. Quando qualcuno ci fa una correzione, quando qualcuno ci chiama l'attenzione, quello che devo fare è ascoltare, meditare, prendere coscienza di quello che sto sbagliando e cambiare vita. Perché se cambiamo, il Signore si appiatta di noi, Lui ha pietà di noi, Lui ci perdona, perché Dio vuole perdonarci. Dio vuole il nostro cambio, cambiamento. Dunque, chiediamo al Signore, qui davanti al corpo benedetto di Padre Pio, che ci dia questa docilità, questa capacità di accettare quando qualcuno mi fa una correzione. Perché dico, non è facile, sappiamo. Vogliamo tante volte dire, tu non hai il diritto di dirmi niente. Invece, tutti quelli che vedono i nostri sbagli hanno il diritto di dire. Anche Giona, un straniero, è venuto d'altra parte, è andato a Ninive, e loro hanno accolti. Che Dio, attraverso l'intercessione di San Pio, ti dia questa grazia di accogliere le correzioni. Così sia. Mettiamoci in piedi per pregare il Signore. Due donne nel Vangelo, due linee di un unico disegno, due atteggiamenti di un unico servizio di adorazione e di amore a Cristo. La nostra preghiera ci ottenga di ben conoscere ed attuare la propria vocazione. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. La conversione è un fatto rivoluzionario
perché cambia la vita dei grandi e dei piccoli. Ed è fatto sconcertante perché manda in frantumi ogni schema umano, perché sappiamo trarre profitto dalla lezione che ci viene da Ninive in sacco cenere. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Quando è tutto un popolo che si umilia e geme, Dio viene raggiunto dalla pietà e si apre al perdono, perché anche le nostre comunità di fede sappiano dar vita a manifestazioni pubbliche di pentimento e di penitenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Maria, sosta adorante ai piedi del Maestro, perché sappiamo come lei scegliere la parte migliore e riservare per il Salvatore momenti di attenzione diretta. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Marta butta tutte le sue energie in un servizio premuroso, perché sul suo esempio sappiamo passare dalla contemplazione all'azione per unire culto a Dio e aiuto ai fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Signore Onnipotente concede a tutti i nostri fratelli defunti di condividere con Cristo risorto la gioia senza ombre e la luce senza tramonto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che tutto sostiene con la Tua potenza in noi e tutta la comunità che è radunata ed è raccolta in preghiera, donaci qualcosa dell'ardore adorante di Maria e dell'operosità di Marta, perché siamo nel mondo segni della Tua presenza e del Tuo amore. Per Cristo, nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato ad offrirti. E mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute, nella malattia, nelle sofferenze e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, venne accanto ad ogni uomo piegato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella testa della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa a tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, San Francesco, Santa Chiara e San Pio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
sei frumento, Signore degli eletti, tu sei il pane desceso dal cielo. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei preghiamo. La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio, egli che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo implorare la benedizione di Dio bajo la intercessione di San Pio, per noi, per tutti i nostri cari, perché questa giornata sia fatta di tante grazie nella nostra vita. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Yeah.
cortesemente, signori.